ormai un appuntamento tradizionale, quello che si ripete ogni anno a Castiglion Fibocchi per la Fiera di San Pietro. Una lunga domenica in cui è stato possibile acquistare gli oggetti d'artigianato locale e prodotti tipici di questo scorcio meraviglioso. Il tutto con i vari stand gastronomici dal mattino fino a tarda sera. Le bancarelle hanno riempito il centro storico proponendo oggetti realizzati dagli artigiani locali oltre ai prodotti enogastronomici che contraddistinguono il territorio. La Fiera di San Pietro, organizzata dalla Proloco di Castiglion Fibocchi con il patrocinio del Comune. San Pietro è il patrono di Castiglion Fibocchi e questo vogliamo onorarlo con una festa che è anche una fiera. Ilario, che è il secondo patrono, è perché San Pietro era dedicata alla chiesa che attualmente è dentro il cimitero, dove c'è quel bellissimo affresco del 300 dell'Annunciazione, e l'Annunciazione nella Sette Ponti, ci sono tante annunciazioni. Perché? Perché il Capodanno in Toscana era il giorno dell'Annunciazione, il 25 di marzo. E quindi molte annunciazioni ci sono nelle chiese che insistono sulle Sette Ponti, che sono in Toscana. Qui c'era una cappella dove attualmente c'è la chiesa patronale, la chiesa parrocchiale, meglio dire. C'era una cappella che era del Marchese Alessandro Dal Borgo, il quale era un devoto di Ilario, ma non è Sant'Ilario di Poitiers come qualcuno pensa che sia maestro della chiesa di Cerno, era un monaco del Valdarno che era un romito, un eremita meglio dire, e che poi è stato dichiarato santo, Sant'Ilario, a cui era devoto Alessandro Dal Borgo. Quindi fondendo insieme queste due realtà, San Pietro e Sant'Ilario, è venuto fuori San Pietro e Sant'Ilario, ma il primo patrono è Sant'Ilario.